soprattutto per averci anche prestato questo locale. Noi avremmo voluto in realtà oggi fare un piccolo omaggio ai nostri ospiti, però diciamo la verità, solitamente i regali sono ben graditi, però abbiamo preferito fare una scelta diversa, utilizzare quei soldi per inserirli in quella cassettina che chi non ha visto l'entrata magari la vede in uscita, che serve assolutamente per mettere il vestito bene, adesso i prossimi, il coro Incanto più o meno, direte anche loro per solo dire il maestro Dario Crisa. L'utilizzo del costume sardo per poter andare anche a portare un po' la nostra cultura di fuori. I brani che eseguiamo sono brani polifonici, oggi abbiamo il pianoforte che ci accompagna del Grande Pinna e mio fratello, quindi giochiamo in famiglia un pochettino. Eseguiremo una serie di brani partendo con Cullum Biancuvelu, che è un brano maliano, poi avremo come secondo brano una Ninna Nanna, la Ninna Nanna di Antonio Stene, nella composizione e nella trascrizione di Don Pietro Allori, che è un sacerdote che è vissuto ad Iglesias e ha scritto questi brani religiosi. Poi eseguiremo un'altra Ninna Nanna di Don Antonio Sanna, che è di prete, insomma, Don Antonio Sanna, che è la Ninna Nanna di Sbombino, e chiuderemo sempre con un brano di Don Antonio Sanna, che è il direttore dei cantori della risurrezione, e Tresa Rosas. Io vi ringrazio tanto per la disponibilità, per l'accoglienza che ci avete dimostrato, sia prima col coro Ludoro che adesso con il canto. Vi auguro un buon ascolto, un buon Natale e buona fortuna a tutti.